Chiunque in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza, prevede attualmente il codice penale, rischia un mese di reclusione. D'ora in avanti invece non più. Chi si denuda in pubblico o fa sesso per strada non sarà più incriminato per quel reato, che viene appunto depenalizzato, ma punito con una multa molto più alta, da 5.000/10.000 euro contro i 216 miseri euro di prima. Lo scrive il giornale.it elencando il nutrito pacchetto del governo che cancella numerosi reati trasformandoli in illeciti amministrativi. Cosa ne pensa? È d'accordo con il governo sul depenalizzare gli atti contrari alla pubblica decenza oppure no? No, sul depenalizzarli no, però che abbiano un risvolto economico invece che un risvolto, diciamo, una situazione che uno deve andare in carcere, eccetera, eccetera, che oltretutto sappiamo che i nostri carceri sono già abbastanza pieni e poi costano anche alla comunità. Io preferisco la depenalizzazione e un'ammenda, diciamo, che crei problemi lo stesso a chi fa delle cose indecenti, però che siano risolvibili in maniera più semplice, diciamo. Qualcuno dice che certi temi come questo del quale le ho parlato dovrebbero essere sottoposti al dibattito parlamentare oppure al referendum popolare. Secondo lei è esagerato dire questo oppure concorda? È esagerato. Il dibattito popolare va bene, ma se abbiamo dei governanti che abbiamo eletto è giusto che amministrino loro la cosa per cose di questa entità, diciamo, senza parlare del fatto di andare poi a incidere sulla libertà personale della gente. Però questo non è libertà personale, perché quando uno commette dei reati, che in tutti i casi sono reati, per il sentire comune, diciamo, sono reati, perché se uno è alle Hawaii e si mette nudo, io sono contento che è per lui, diciamo. Ma io penso che se tornassimo indietro col tempo e andassimo al periodo hippie, diciamo che se si incontrassero due persone, quindi due margherite per strada, no? Un po' tutti fatti, sarebbe sicuramente meglio, no? Due margherite in strada, no? Che si accoppiano e dici, ah, che bello, no? Ma oggi come oggi, secondo me, se si vedono due persone in giro che fanno questi atti osceni in luogo pubblico, secondo me da una parte il giovane capisce un po' di più, lascia perdere, si fa gli affari suoi. Magari già un po' più l'anziano sarebbe infastidito. Si altera un po', diciamo di sì, secondo me sì. Proprio sicuro che i giovani invece sicuramente non ci farebbero nemmeno caso? Ma dipende dai casi, poi lì è personale la questione. Quindi pensi che sia giusto che in un qualche modo sia stato depenalizzato questo reato e che invece si arrivi semplicemente a una sanzione amministrativa? Ma io penso che anche lì sanzione amministrativa deve essere applicata più che altro, come è giusto che sia ed è così, sui ladri, sulle persone che comunque in questo mondo fanno un male vero e proprio. Io penso che se due ragazzini siano in mezzo a una piazza, in mezzo a un parco possibilmente, nel loro attimo intimo, non andrebbero puniti? Ma sì, ma lasciamo perdere. Io penso che nella vita bisogna fare l'amore, non la guerra. Ma non lo so, se stai a vedere un certo punto di vista, magari uno pensa, ma sì, spogliamoci, ritorniamo ai tempi di una volta, no? Secondo me è anche giusto, perché alla fine uno vuole esprimere qualcosa, vuole dare un messaggio, un consiglio, secondo me è giusto. Quindi a te non darebbe fastidio nemmeno girare per strada per dire e vedere delle persone? No, per niente, come si vedono i barboni per strada, per terra, come si vede tanta altra roba, secondo me, poi altra gente potrebbe dar fastidio, a me no. Quindi è giusto aver depenalizzato questo reato? Sì, secondo me sì. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.